Alla scoperta di itinerari d'estate, o meglio di fine stagione, anche se a quanto pare dalle previsioni meteo l'estate non è ancora finita, però vogliamo farci dare qualche indicazione da una cara amica esperta in itinerari religiosi, travel blogger cattolica. Gli itinerari religiosi appunto sono la sua passione. Do il benvenuto a Sara Alessandrini. Ben trovata Sara, grazie per la tua disponibilità. Grazie Paola, grazie a tutti, buongiorno. Allora, come dicevo, non siamo la stagione estiva, non si può definire conclusa perché abbiamo ancora qualche settimana sicuramente di bel tempo. Tanti coloro che magari hanno deciso o per volontà loro o magari per, diciamo, esigenze aziendali e lavorative di andare in ferie a settembre, che itinerari religiosi puoi consigliare loro o che magari puoi consigliare anche a noi quando avremo qualche giorno libero da poter utilizzare? Allora, diciamo che io in questo periodo ho girato molto la zona del Viterbese nella regione Lazio, perché in realtà, ecco, anche qui io sono di Roma, ma anche vicino casa abbiamo tantissimi tesori e luoghi sacri, da visitare che veramente, per i quali veramente vale la pena. E i primi di settembre, a Viterbo si celebra la festa di Santa Rosa ed è un'occasione veramente imperdibile perché, queste settimane di fine agosto e i primi di settembre, ci saranno vari eventi proprio in occasione della festa di questa santa, che è una santa che ha molto a cuore a tutti i viterbesi. E la festa, diciamo, raggiunge il culmine il 3 settembre con il trasporto di questa macchina di Santa Rosa, che tra l'altro quest'anno è una nuova macchina perché ogni 5 anni cambia. Quest'anno abbiamo la macchina del Dies Natalis ed è una macchina veramente imponente perché è alta 28 metri e pesa circa 50 quintali. Questa macchina è trasportata da 100 facchini, che sono persone appunto che si riuniscono in questo sodalizio dei facchini, e raggiunge poi, passa attraverso Viterbo circa per 2 km e poi raggiunge il santuario, diciamo, di Santa Rosa, dove si trova poi il corpo della santa. Questa macchina molto imponente rimane sul sagrato della chiesa fino a metà settembre e quindi c'è la possibilità per tutti i pellegrini che anche non riescono a partecipare proprio alla festa del 3 settembre, di visitare, di vedere questa macchina e anche di visitare il santuario e il monastero di Santa Rosa. Tant'è che fino al 27 ottobre all'interno del monastero di Santa Rosa sarà allestita una mostra dove, possiamo vedere effettivamente la vita, delle monache di clausura. Quindi ci saranno anche delle collezioni con degli oggetti che loro utilizzano all'interno del monastero e sarà una cosa molto interessante per avvicinarci a una realtà che forse al giorno d'oggi ci appare un po' lontana dalla nostra vita, ma che secondo me ha un valore spirituale molto alto e molto importante. Ti ringrazio Sara per aver citato Santa Rosa, la festa di Santa Rosa, Viterbo e la macchina, perché noi per diversi anni con Padre Pio TV abbiamo seguito il trasporto della macchina di Santa Rosa negli anni in cui c'era la macchina Gloria, se non sbaglio, quindi ecco gli ultimi anni. Ed è una festa, è un momento da seguire, è forte, suggestivo guardarlo dalla televisione. Ma essere lì presenti amplifica a 10 volte tanto, no? Quello che è questo trasporto, perché poi c'è un sentimento, c'è un trasporto di tutti, dai facchini alla popolazione, ai turisti, che è incredibile, vero? Convieni con me? Sì, assolutamente. Adesso in tutti i ristoranti, in tutti i luoghi, le abitazioni, non c'è nessuno che non ha un santino di Santa Rosa, un'immagine della santa. Addirittura hanno fatto delle magliette con le rose Santa Rosa. Hanno veramente un fortissimo sentimento religioso nei confronti di questa santa che, tra l'altro, canonicamente non è santa, ma è beata. È stata eletta santa dal popolo e poi i vari pontefici hanno, diciamo, confermato il culto, però ecco, per farvi capire quanto trasporto c'è da parte proprio dei viterbesi nei confronti di Santa Rosa, veramente tantissimo.
Quindi appuntamento i primi di settembre a Viterbo per la festa di Santa Rosa, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Puoi consigliarci qualcos'altro? Sì, assolutamente, c'è un santuario al quale io sono molto legata che si trova in Molise e è il santuario della Madonna Addolorata a Castel Petroso. Forse non tutti lo sanno perché il Molise magari è una regione un po' meno visitata del solito, soprattutto per quanto riguarda gli itinerari religiosi, però ecco appunto c'è questo santuario dove c'è stata nel 1888 un'apparizione, tra l'altro della Madonna Addolorata, che è una cosa molto rara perché non si è mai sentito che la Madonna apparisse proprio nelle vesti della Madonna Addolorata, quindi con il figlio ai piedi, le braccia aperte e in ginocchio. Questa immagine poi la ritroviamo così come è apparsa sull'altare maggiore di questa bellissima basilica in stile neogotico che è stata realizzata da un famoso architetto Gualandi di Bologna che realizza anche altre chiese in questo stile. Anche a Roma abbiamo altre chiese realizzate da lui e si riconosce proprio la sua mano. E appunto c'è questo itinerario, diciamo, che si può percorrere perché si può rimanere 2 o 3 giorni lì al santuario, c'è cioè la casa del pellegrino dove si può pernottare, dove si può mangiare, e accanto al santuario c'è questa Via Matris, un percorso molto semplice di circa 700 metri, quindi un po' tutti lo possono percorrere, diciamo, anche con delle scarpe da ginnastica in maniera molto semplice, con delle tappe. In queste tappe sono i 7 dolori di Maria, quindi si prega sui 7 dolori di Maria e si raggiunge il luogo dell'apparizione, dove proprio c'è stata questa apparizione e anche scaturita una sorgente d'acqua dopo l'apparizione, e pare che quest'acqua sia stata un'acqua taumaturgica, perché dopo l'apparizione, che è stata poi verificata anche dal vescovo di Boiano, che è un paesino della zona, e ai tempi di Papa Leone XIII, anche lui mandò un suo delegato, il vescovo Palmieri, a verificare questa apparizione, e addirittura la Madonna, oltre alle 2 pastorelle, apparve anche a questo vescovo Palmieri. Quindi proprio lui, insieme a un famoso giornalista del Nord, Carlo Acquaderni, decisero di promuovere una raccolta fondi per costruire questo santuario. E quindi è un luogo veramente molto bello dove ci sono anche 3 reliquie importanti, tra cui una reliquia di Padre Pio, una reliquia di San Gabriele dell'Addolorata e una reliquia di Giovanni Paolo II, che è stato anche in questo santuario e ha celebrato anche la messa sul sagrato della Chiesa. Quindi dal Lazio, dal Viterbese al Molise abbiamo anche citato, nominato Padre Pio, è naturalmente uno degli itinerari religiosi che possiamo inserire in questo fine d'agosto, inizi di settembre, è San Giovanni Rotondo, collegandoci anche Monte Sant'Angelo. Sara, noi come sempre ti ringraziamo per la tua disponibilità, per la chiarezza, ci incanti quando ci porti anche solo Grazie. idealmente in giro per i santuari e questi itinerari religiosi. Ricordiamo anche che sei presente sui social, hai un sito internet, ricordiamo come fare per trovarti e Sì, soprattutto seguirti. su internet, diciamo, il mio sito sugli itinerari religiosi, e mi trovate su www.saralessandrini.it. Altrimenti su Instagram o su Facebook sono Sara Alessandrini, itinerari religiosi. Bene, e cliccate, segui, cliccate, mi piace. Grazie di cuore per essere stata con noi, cara Sara. Grazie, buon cammino d'estate. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per essere stati, con noi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana e buon proseguimento con la programmazione di Padre Pio TV.